innanzitutto grazie innanzitutto a Roberto Montà per la generosità con cui hai condotto questi 3 anni. C'è stato dappertutto, con grande equilibrio, con grande passione. Io veramente lo ringrazio perché questi 3 anni sono stati importantissimi per l'avviso pubblico e lui, insieme a molti altri, però lui alla fine di questo mandato ne è stato sicuramente uno dei protagonisti principali. Immaginando le persone che hanno fondato Avviso Pubblico, penso che sia stato impossibile per loro immaginare allora quello che 20 anni dopo sarebbe stato Avviso Pubblico, quindi immaginare un'assemblea del genere con una presentazione del genere. E quindi è impossibile, secondo me, almeno per me, immaginare cosa sarà Avviso Pubblico nel 2036. Però dobbiamo sforzarci di immaginare Avviso Pubblico nei prossimi 3 anni. E quindi questo è un po' l'obiettivo del mio intervento. Per cui nei prossimi 3 anni io ho questa sensazione, che è maturata anche soprattutto dalla bella relazione introduttiva di Pierpaolo, che noi dobbiamo consolidare un'identità. Abbiamo avuto questa grande esplosione, soprattutto al nord, e il mio intervento è viziato dall'essere cittadino milanese, io sono un era Milano, quindi di vedere il problema della mafia, della presenza mafiosa al nord e non riuscire ancora, se non attraverso le testimonianze di molti amministratori tramite avviso pubblico, a capire effettivamente cosa sia la presenza mafiosa in meridione e nel centro Italia. Fatto sta che io ho la sensazione che nei prossimi 3 anni noi dobbiamo consolidare l'identità. Cioè non dobbiamo pensare tra i prossimi 3 anni dire cavolo, abbiamo aumentato ancora di 100 il numero di soci, ma dobbiamo tra 3 anni dirci quello che ci ha detto Pierpaolo 3 anni fa, cioè che in certi momenti l'identità dell'associazione, se ho capito bene, se ho interpretato bene le sue parole, viene meno, che certe volte si volta indietro e non trova tutti i soci, ma si trova un po' isolato, avanti, in giro per l'Italia, affannosamente, col proprio staff e i propri collaboratori, ma non trova quella comunione di intenti e quella presenza e quell'identità forte di avviso pubblico attraverso i soci. Ecco, io penso che si debba invece dire sì, quel problema lì che forse 3 anni fa è stato individuato l'abbiamo superato. E quindi la definizione dell'identità più precisa forse è un obiettivo del futuro organismo direttivo. E quindi non tanto il numero dei soci quanto alla qualità delle relazioni, alla qualità della squadra, alla qualità del gruppo, a quanto ci sentiamo ciascuno parte di un grande mandato collettivo. Io penso che quello che diceva Roberto nella sua introduzione è il tema centrale, Pierpaolo, quel tema della lobby. Noi dobbiamo diventare la lobby dell'antimafia e dell'anticorruzione in Italia. Noi in questo momento abbiamo Libera, che non si definisce lobby, abbiamo Transparency, che si definisce lobby dell'anticorruzione. Noi, secondo me, dobbiamo avere questa identità precisa di lobby, chiamiamola lobby positiva, siccome le lobby, da dove sono trasparenti, possono essere comunque positive o accettabili, noi siamo la lobby dell'anticorruzione e dell'antimafia. Fare attività di lobby vuol dire in qualche maniera acquisire quello che è un altro segnale delle due relazioni introduttive importanti, acquisire quella competenza che ci dà autorevolezza su questi temi. E quindi il tema della formazione, dell'autoformazione, della valorizzazione dei dirigenti e degli amministratori competenti è fondamentale. E quindi la competenza è forse l'ambito su cui maggiormente investire nei prossimi anni. E soprattutto quando andiamo nei paesi a dire perché non ti associ ad avviso pubblico, dobbiamo in qualche maniera interpretare l'essere soci di avviso pubblico come un investimento del comune nella lobby nazionale dell'anticorruzione e dell'antimafia. Anche perché in questo momento la competenza ci salva di fronte a due fenomeni che almeno al nord sono altrettanto presenti, cioè il tema che in qualche maniera anche Ciconte ci ha raccontato durante la bella iniziativa che Nicola Leoni ha organizzato a Casaldo. Cioè noi abbiamo al nord soprattutto ancora la negazione della presenza della mafia, abbiamo avuto nel tempo una evoluzione dei termini, per cui dalla mafia non esiste alle infiltrazioni mafiose, al radicamento della mafia, addirittura alla colonizzazione della mafia di alcuni paesi, come ha detto la procura, la DDA milanese. Fatto sta è che noi abbiamo una grossa fetta anche di amministratori che nega la presenza del proprio comune, poi nel comune di fianco
di tutto, ma il loro comune assolutamente non ha mai successo nulla. Abbiamo degli amministratori che sottovalutano fortemente il problema, abbiamo persone che sopravvalutano il problema, e anche questo è un tema su cui dobbiamo riflettere: la sopravvalutazione, la retorica dell'antimafia, la mafia che è uguale alla cultura mafiosa, la mafia che è uguale alla corruzione, la mafia che è uguale alla furbizia, al clientelismo, è qualcosa che ci danneggia fortemente. La mafia è la mafia, la cultura mafiosa è la cultura mafiosa, la corruzione, il clientelismo è il clientelismo. Noi dobbiamo, appunto, investendo sulla formazione, andare a definire bene quali sono i nostri nemici. Di fronte ad una nebbia che spesso viene alzata da interventi fumosi, anche in ambiti educativi, rischiamo veramente, come spesso dice anche il professore Dalla Chiesa, dove tutto è mafia, poi alla fine niente è mafia. E quindi al nord noi viviamo questa situazione che in qualche maniera dobbiamo contrastare efficacemente. È chiaro che per diventare lobby dell'antimafia e dell'anticorruzione è chiaro che bisogna forse fare anche un salto qualitativo rispetto appunto alla determinazione con cui tutti noi facciamo parte di avviso pubblico, perché poi questa lobby non è solo una lobby nazionale, ma diventa una lobby locale e diventa anche una lobby regionale. E l'identità, secondo me, e qui vado a concludere, salvaguardia anche valorizzando molto la carta di avviso pubblico, per cui secondo me è fondamentale che chiunque rappresenta avviso pubblico in territorio l'abbia sottoscritta, e quindi gli agenti locali, gli agenti regionali abbia sottoscritta, quindi che testimoni già lui, poi a dire del fatto che sono sindaco o meno, la gastrosita, ma lui da testimone. E poi, secondo me, è fondamentale anche nel percorso di identità non perdere tutte quelle esperienze e competenze degli ex amministratori che hanno reso vivo avviso pubblico in questi anni, man mano che non si ricandidano in politica oppure che terminano l'esperienza politica. Quindi bisogna costituire anche, secondo me, al fianco di avviso pubblico un'associazione, una realtà, un gruppo di persone che abbiano titolo di essere rappresentative anche in associazione, che diventano gli amici di avviso pubblico, che portano all'avviso pubblico in dote l'esperienza e la competenza che hanno acquisito anche all'interno dell'associazione. L'ultima proposta è che l'adesione all'avviso pubblico sia come procedura presa dai consigli comunali e dai consigli regionali. Noi dobbiamo spostare, secondo me, soprattutto perché poi ci possiamo trovare di fronte a delle situazioni imbarazzanti, dobbiamo togliere questa idea che l'adesione all'avviso pubblico sia di quella giunta o di quella maggioranza. Secondo me l'adesione all'avviso pubblico deve essere il consiglio comunale, cioè di quella città o di quella regione. Poi se quella giunta o quella maggioranza fanno delle cose fatte male, glielo diciamo, ma l'adesione è arrivata dai rappresentanti massimi dei cittadini e non da loro. Quindi spostando la procedura e obbligando a aderire attraverso gli organismi più rappresentativi, secondo me ci togliamo di mezzo un po' di situazioni imbarazzanti che magari poi sicuramente nel prossimo futuro dovremo affrontare. Grazie.